Blitz Scaling, ottimo libro, ne abbiamo già parlato, scritto da Reid Hoffman, che è il fondatore di LinkedIn. Aveva questo dato, che non so se l'ho già detto, ma lo ripeto nel caso. Amazon nel 1996 aveva 151 dipendenti e faceva 5 milioni di fatturato. Ok, tranquilla. Nel 99, quindi dopo 3 anni, questi signori erano a 7600 dipendenti e a 1,6 miliardi di fatturato. Quindi in 3 anni, da 5 milioni di fatturato a 1,6 miliardi. E poi nel 2017, 177 milioni. Fatturato 541.000 dipendenti. Questa non è una crescita, ma è quella che Reid Hoffman, che è il fondatore di LinkedIn, insomma personaggio della PayPal mafia, come si usa dire, quindi insomma una delle persone più influenti nel mondo tech in generale, dice questo è blitz scaling, cioè quella crescita incredibile, pazzesca, super velocissima, con i superpoteri. Ora, a uno può anche non fregargliene una benemerita cippa di crescere così in modo stratosferico, però magari a uno invece interessa crescere in modo normale. Certo, se ti interessa solo avere 3 clienti, no, ma se invece vuoi crescere, no, in modo sano, normale, in base alle tue velocità, a quel punto il vecchio Reid ha dei concetti interessanti. Ecco, ho visto 4 fattori, devo ancora finirlo il libro, però ho visto 4 fattori che riguardano e impattano la crescita, che volevo riassumervi dopo la sigla. Fattore numero 1, la dimensione del mercato. Su questo io ho fatto spesso l'errore di concentrarmi sulla dimensione del mercato esistente. Vado a aggredire il mercato dei martelli, fantastico, e quel mercato lì cuba queste dimensioni. In realtà devi pensare a quello che è il mercato potenziale. Immaginatevi il mercato delle skill di Alexa, faccio un esempio. Ad oggi è un mercato ancora piccolino, ma il mercato potenziale che occupa quel segmento lì, quanto sarà grosso nel giro di 2, 3, 5 anni? In ogni caso, la dimensione del mercato è il primo requisito. A volte uno sbaglia perché si infila in un mercato che è troppo piccolo. L'esempio classico è quello appunto dei giocatori di ping pong. Sono pochi in Italia professionisti. Se tu vuoi creare business di dimensioni decorose, quel mercato lì è la piscina. Fattore numero 2, la distribuzione. Tutti sono nel mio mondo startuparo concentrati a fare il miglior prodotto possibile. Ecco, cerchiamo di fare la migliore qualità, così poi parlerà da sola. Tutte palle, perché se tu non c'è la distribuzione, non vai da nessuna parte. Distribuzione cosa vuol dire? Avere un canale per acquisire nuovi potenziali utenti o clienti. Utenti se fai una roba gratis, o clienti se devono pagare dal giorno zero. Come la fai la distribuzione? O vai sul network esistente, riassume giustamente il vecchio Reid, e fai tipo Zynga ai tempi con Facebook, ve lo ricordate? Faceva Farmville, quindi faceva dei videogame su una piattaforma esistente, si agganciava a quella visibilità, che da sola non sarebbe mai riuscita a avere, per andare a proporre il proprio videogame prodotto in quel caso. Oppure se siete un'app, pensate negli app store all'inizio, quello che facevi in sostanza era andare sulle spalle del gigante che creava il mercato e tu avevi una visibilità che da solo era un casino vero. Tecnica numero 2 è andare su una distribuzione più virale, che non è il video virale a famolo virale, no, è cerco di costruire all'interno del prodotto un meccanismo di viralità. C'era un vecchio libro che si chiamava Viral Loop Inside che aveva questo concetto. Mi viene in mente qua in Inghilterra c'è TransferWise, che dall'inizio ha costruito un meccanismo di viralità, cioè ti dà degli incentivi economici, ti mette del grano, ti fa risparmiare sui bonifici che devi fare in base a quanta gente segnali, no? Quindi segnala l'amico, eccetera, eccetera, oppure i soliti casi, PayPal, Amazon con l'affiliation, Dropbox, i soliti casi classici, però hanno costruito un meccanismo che rende virale quella roba lì, oppure per funzionare ha bisogno di altre persone. Slack, che sta facendo dei numeri pazzeschi, per funzionare ha bisogno di altre persone, no? Se no, quel robo lì che gestisce una collaborazione, un progetto che dobbiamo fare insieme, se sei da solo non te ne fai niente. Fattore numero 3, importantissimo, importantissimo, sono i margini, cioè quanto ti resta in tasca. Faceva notare che Facebook nel 2016, credo, avesse una percentuale, un high gross margin, dell'86%, cioè lui fatturava X e l'86% toglieva i costi per fatturare quell'X, tolte le persone, quindi solamente i costi legati alla produzione, e a quel punto faceva l'86%. Perché è importante? Perché ti restano un sacco di piccioli in tasca da reinvestire nella tua attività. E il fattore numero 4 per crescere è tutto questo network effect. Se noi prendiamo Netflix, all'inizio, quando ho capito ti affittavano il DVD, fare dei numeri su scala mondiale fatta così è diavolo di casino. Invece, messo tutto in digitale, una volta che tu c'hai la tua bella infrastruttura, pam, lo streaming raggiunge tutto il mondo, tutti quanti. Così. Blitzscaling, non so, sarà la quarta volta che lo suggerisco, piace anche al mio cane, guardate che lo mastica periodicamente, quindi lo finirò se il mio cane non si finisce prima tutte le pagine. Bobby, smettila di mangiarmi il libro!
Bello, bel libro.